Dato grazie, professore. Grazie di cuore a nome anche di tutti i consigli, così come ha espresso il Presidente del Comune. E se non abbiamo potuto affrontare quella giornata, vivendo per la nostra città, direi meglio la nostra provincia, un momento di attenzione scientifico alto, elevato, e proprio grazie al grande contributo che mi sono trovato a far difendere il Consiglio, il Presidente del Comune, perché non è stato semplice qua in quest'Aula poter parlare di ambiente. Io non ho studi in questo senso, quindi riuscire a tradurre, riuscire a convincere altre 33, che poi il Presidente del Comune era riuscito in primis a trascinarlo in questa che voleva essere un'iniziativa di interesse diverso, in cui la politica tende realmente a non occuparsi delle banalità o delle questioni che spesso, come diceva lei, accennava poc'anzi, spesso nulla hanno a che fare con gli interessi veri della società o anche di parte della società. E quindi non vorrei in questo senso far risaltare più del necessario, ma in ogni caso quello che conta è essere in un certo qual modo attivi, far sì che anche attraverso le battute sarcastiche, le battute di qualcuno che ancora continua, perché tante volte si dice ma che parliamo della calendola, cioè come se fosse una cosa così misera e insignificante, ma la verità è stata che è talmente misera e insignificante che questa mattina queste persone che hanno determinato quello scempio di cui abbiamo parlato poc'anzi, sarebbe stato anche legittimo che fossero intervenute a difendere la loro azione amministrativa, avere il coraggio anche pubblicamente di riconoscere le proprie colpe. Abbiamo sbagliato, qua nessuno vuole mettere sotto processo qualche altro, però nella vita politica, nella vita pubblica bisogna avere il coraggio di riconoscere i propri errori e di rimediare anche i propri errori. Io apprezzo, io come istituzione assieme al Presidente Colombo apprezziamo quando lei stamattina si sta comunicando, e questo ci rincuora da un lato che il danno che è stato fatto non è così irreversibile se non si interviene prontamente, rimodulando anche con una proposta operativa che noi sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci metteremo insieme, e faremo sì che l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale trovino un modo come continuare a svolgere un'azione propositiva nel nostro territorio, che non è solo di salvaguardia dell'ambiente, quindi della biodiversità, ma anche di un'area che, ripeto, da un lato l'amministrazione comunale ha fatto bene a bonificare, ma ha dimenticato che in quell'area non esisteva l'erbaccia o esistevano rifiuti più o meno speciali. Esisteva anche un pezzo importante del patrimonio genetico che lei mi ha insegnato in questi mesi frequentando lei, il dottor Gioia, dell'importanza che ha oggi la natura per la nostra stessa sopravvivenza. Quindi quel pezzo di natura che noi abbiamo distrutto è un pezzo di noi, e far capire e far comprendere che anche qua non è solo un problema scientifico, è qualcosa che va oltre la scienza. Insegnare a tutti noi ad avere rispetto, il rispetto della natura, il rispetto per quello che i nostri figli, così come recita una citazione di un grande popolo che diceva questa terra ci è stata data in prestito dai nostri figli e noi abbiamo il compito di metterla ai nostri posteri, riconsegnarla così come ci è stata data. Naturalmente non possiamo dire di questo pezzo del territorio, perché l'abbiamo ricevuto anche nel corso di questi anni, con l'immondizia, con la spazzatura, con i depositi abusivi che qualcuno ha trovato lì il sito, però nonostante tutto questa pianta è riuscita a resistere a questi attacchi, a questa guerra che veniva portata avanti, però nulla ha potuto fare contro i potenti mezzi meccanici che l'uomo ha costruito. Quindi l'uomo
riesce a distruggere tutto ciò che è pensato. Ecco, quindi da un lato è una battaglia che in cui siamo stati sconfitti, però in parte è una battaglia, non la guerra. La guerra noi continueremo a farla perché in Versito si ricostruisca quello che la natura ci ha consegnato. Coesistendo benissimo con la spiaggia, perché anzi può avvenire. Il dottore Giulia mi ha fatto vedere in precedenza di come un'esperienza spagnola, non so in quale zona della Spagna, che in un'area geografica coesistono piante e specie endemiche, laddove sono state create delle aree ad hoc, dove materialmente proprio vicino a siti simili, dove coesiste la natura, possono usufruire benissimo del mare, della spiaggia, nel contempo ammirare, perché questo fa parte di quel verde mediterraneo che ha detto Vedò, che ne dà, ne risalta, anzi, diventa proprio per questo un'attrazione maggiore, perché è unica, cioè una qualcosa di unico, quindi quell'area, forse l'amministrazione è un po' sottovalutata. Sarebbe stato bello che il sindaco di Trapani è stato invitato. Il sindaco, assieme al presidente del Consiglio Comunale di Trapani, assieme ad altre amministrazioni comunale del territorio, dove sia lei che il dottore Gioia avete indicato che cresce la calendola, quindi era giusto che questa amministrazione lo sapesse, ma l'amministrazione comunale di Trapani non poteva non sapere, per tante altre ragioni che non vogliamo qua ribadire per fare polemica. È chiaro che probabilmente è stata una, io dico, ma me ne sono responsabilità, una scelta economica. Perché intervenire in un'area bonificandolo con le braccia ha un costo, e intervenire utilizzando mezzi meccanici ne ha un altro. Naturalmente nel giro di pochi giorni, con i mezzi meccanici potenti che sono stati utilizzati, è stato molto più semplice ripulire tutto. È chiaro che poteva servire qualche giorno in più, ma in tutto questo bastava semplicemente che l'amministrazione comunale si raccordasse con l'amministrazione provinciale per dire: io non ho i fondi sufficienti per poter intervenire, perché non mi mette a disposizione anche qualcosa dei tuoi fondi per bonificare questa, aiutaci. Ecco, questa richiesta non è stata fatta, quindi non potrà dire: io non ho i fondi e quindi non l'ho potuto fare per questo motivo. Ma ripeto, atteniamoci a quei fatti, ed è bello ascoltare dalla sua voce questa mattina che ci dà la possibilità di continuare questa azione di collaborazione per restituire quell'area nella disponibilità di tutti, perché io, diciamo, da persona semplice che cerca di acquisire conoscenze e cultura, mi sono meravigliato nel leggere poi successivamente, allora, prima che si svolgesse il riconoscimento finanziario, perché quell'evento giovane, quella copertura finanziaria del singolo non è stata semplice dentro quest'aula. E ricordo perfettamente quando la mia email, poi girai al presidente del Comune, perché lì è rimasto: ma come mai è possibile che tante persone si muovono da tutta Italia e anche dall'Europa, e noi che l'abbiamo nella nostra città restiamo indifferenti, anzi critichiamo, per dire: ma di che cosa stiamo parlando? Questo mi fa paura, perché da un lato testimonia quanto sia diffusa l'ignoranza, vuol dire una battuta, si taglia con il coltello. Questo però da un lato ci deve indurre a continuare nell'azione di informazione, perché tutto questo è un limite dell'informazione. Quindi fare in modo che nelle scuole si conosca, caro professore Ale, perché purtroppo se nessuno sa, nessuno informa questi ragazzi che nel nostro territorio esiste questa pianta endemica e che da tutto il mondo si muove. Così come mi sento di ringraziare quella parte della stampa che ha dato altro risalto, dottore Gioia, e senza fare nomi, moltissimi giornalisti hanno scritto, e in questi giorni, nelle scorse settimane, hanno continuato in questa azione con il grido di allarme, hanno percepito che non c'era un problema come spesso ci si trova davanti a ambientalisti, cioè senza offesa per chi lo fa con scelta politica o di vita. Io non sono un appartenente, non sono scritto nessun movimento verde o di un ambientalista, diciamo, ortodosso. Sono una persona che milita in un partito politico, ma che crede fortemente nella salvaguardia del problema dell'ambiente,
non solo per una crescita armoniosa di una società, ma una idea importante dal punto di vista dell'equilibrio che noi dobbiamo avere nel nostro mondo, inteso come pianeta Terra. Quindi io mi sono inserito in questo contesto e voglio esprimere quella mia sensibilità a continuare questa lotta, a prescindere di essere solo o non solo, perché solo non lo so, non mi sento solo. Io questa mattina, anche se tra i banchi ci sono molte assenze, le assicuro che quando ci troveremo alla prossima seduta del Consiglio Provinciale saprò come affrontare con i miei colleghi quello che stamattina si sono persi, perché potete ascoltare, poter leggere che il lavoro che in quest'Aula è stato fatto non è stato un lavoro che serviva semplicemente per pubblicare qualcosa, ha un valore scientifico, letterario, molto importante, e quindi che risalta anche qua la provincia di Trapani. Quindi questo vuol dire anche promozione del territorio. Quindi quando parliamo di turismo, ma scusate, il turismo ambientale, l'ambiente non è anche turismo. Turismo ambientale, quando nella nostra provincia ho continuato a dire a qualche giornalista che noi non ce ne accorgiamo, ma anche questo fa promozione del territorio. Quando questa parte della scienza si muove, vengono a Trapani, nei convegni parlano di Trapani, ma scusate, anche questo non è promozione del territorio, non vuol dire creare l'interesse della nostra terra, che nella nostra terra, oltre al mare, oltre alla bellezza, come dire, del nostro ambiente paesaggistico, la natura ci ha dato, che non è solo la calendola, perché la calendola è un punto di partenza, e andiamo a dire, lei me l'ha detto in più occasioni, che la provincia di Trapani non è seconda a Palermo come ricchezza di queste specie, la provincia di Catania, che sono particolari. La provincia di Trapani si inserisce nell'ambito delle terre del Mediterraneo, cioè le più ricche di queste piante. Allora, io penso che quella parte della politica, non, quando parla di turismo, non può tacere, non può non vedere che dietro tutto questo c'è un altro mondo che si muove e che certamente non mette le bandiere per dire io ci sono. Cioè, lo fanno, vengono in silenzio, visitano le nostre saline, visitano ovunque quello che la natura ci ha dato. Ma noi cosa stiamo facendo per salvaguardare tutto questo? Quasi nulla. Cioè, stiamo semplicemente in quell'equilibrio che stiamo sempre nella speranza che qualche amministratore non edifica e non pensa di utilizzare quella parte del territorio per fare altro. Noi non vogliamo impedire tutto questo si può, e l'esempio di cui abbiamo parlato e ho concluso poteva essere uno di questi esempi di conservazione di un ambiente e coesistenza dell'utilizzo di un bene pubblico quale sono le spiagge e il mare con la natura. La coesistenza è possibile, bisogna semplicemente sapersi rispettare reciprocamente e non essere invasore. Io ho considerato